Io mi ricordo gli anni passati, gente tantissima, divertente, la gente, una manifestazione da rifare, qua che è la quarta volta che ci torno. Quindi noi ci rivediamo a questo punto qua domani, mi rifai la stessa domanda sulla gente, sperando che quest'anno non vada al mare, visto che c'è quel tempo e vengano a vedere la gara. Che okay. Dici? È una delle più belle regioni che abbiamo, non solo credo in Italia, ma nel mondo, con le più belle masserie che abbia creato l'uomo. Quindi una, come dire, una regione che ormai è assolutamente da visitare, da portare tutti i bambini, proprio da piccoli, bisogna iniziare da piccoli, perché il rapporto qualità-prezzo è meraviglioso, il cibo è straordinario, voi siete fantastici. Grazie. Diciamo, io mi sento qui ancora più italiano di quando sto a Roma. E noi siamo onorati di tutto questo, grazie davvero. Prego. C'è un detto che dice donna al volante è pericolo. Pericolo costante. Lei punta a smentirlo? No, è vero, è assolutamente vero, verissimo. E io sono la viva dimostrazione che accadrà così. Perché la corsa allora? Dai, in realtà, insomma, mio fratello correva go-kart, quindi io ho avuto solo esperienze su go-kart. Ho guidato il go-kart anche. Su queste in realtà è la prima volta, però mi piace, insomma, mi piace mettermi alla prova. Adrenalina. Mi piace, sì, molto, moltissimo. L'ultima gara è stata sul cavallo e stavo per ammazzarmi, però ce l'ho fatta, quindi ho detto dai, con queste ci provo. Speriamo vada meglio allora. Sì. La Fasanese, cosa significa per lei la Fasano Selva? Significa una grandissima tradizione, significa essere nati con il rombo dei motori. Significa una scadenza del calendario. Mi ricordo che da ragazzino, quando la Fasano Selva era nel calendario sempre a settembre, scandiva il momento in cui bisognava tornare in città dalla villeggiatura. Quindi quando un evento addirittura riesce a divenire un elemento del calendario, vuol dire che si è incarnato con la storia della città, e quindi, come dire, per un fasanese la festa della Madonna, la festa che Fasano Selva viene subito dopo la festa della Madonna. Da politico a pilota, quali sono le sue sensazioni della vigilia? Ma le sensazioni sono quelle di un impegno come quello di tutti i giorni, di tentare di portare la macchina da Fasano alla Selva e di stare in questa operazione a fianco all'Associazione Vittime della Strada per il lavoro che stiamo facendo da qualche tempo, devo dire, per una parte già ben riuscito, per l'altra mi auguro il 29 di portarlo a compimento, perché proprio la tratta Fasano-Laureto venga messa in sicurezza e le pastoie burocratiche e di burocrati ci diano e ci consentano di portare a compimento quello che abbiamo già fatto. Lo dobbiamo alle vittime e lo dobbiamo alla salute dei cittadini, perché l'impegno delle mamme, dei genitori, di tutti coloro i quali hanno perso i cari, diciamo, diventi un momento di riflessione in una bella giornata che, diciamo, dopo tanti anni ci fa vivere i fasti e anche la storia della Fasano Selva. Alex, quali sono le tue sensazioni ogni volta che torni su questo circuito? è come sempre la prima volta, nel senso che non sai, non ti ricordi la pista, non sai cosa devi fare, vai lì e dici vabbè, che Dio me la mandi buona. C'è un detto che dice donna al volante è pericolo costante, lei punta a smentirlo? Sì, punto a smentirlo, sarò prudente, però cercherò di divertirmi e sarò una donna come un uomo, anche perché un po' di palle ce l'ho sotto sotto. Grazie. Ciao.